Noi ci troviamo a conclusione del percorso di riorganizzazione che abbiamo stabilito tre anni fa sottoscrivendo un accordo ministeriale. Ad oggi due dei tre pezzi più, diciamo così, quelli più importanti che avevamo definito, cioè che bisognasse ridurre il livello degli occupati, che bisognasse raggiungere un pareggio di bilancio e, e produrre 120.000 moto, due dei tre elementi e non, non li abbiamo praticamente in tasca, quindi questo significa che semplicemente riducendo il numero degli occupati l'azienda non è nelle condizioni di sopravvivere. Ad oggi non c'è un centesimo di euro di investimento, l'azienda non ha previsto alcun rafforzamento del sito. Di Atessa e manca sostanzialmente un'idea industriale. E togliere l'SH significa togliere il made in Italy per lo stabilimento di Atessa, e parliamo di Honda. Eh, L'SH è leader nel mercato europeo, oggi detiene tutti i primati di vendita ed è un paradosso che eh, delocalizzando i motori togliamo la natura e la qualità del prodotto che abbiamo sempre assicurato come stabilimento di Atessa. Pertanto rivendichiamo in gran forza che i motori si fanno qui, Honda deve continuare a investire come ha fatto di recente eh, con lo stabilimento d'auto che sta in Inghilterra dove hanno già destinato 256 milioni di euro, invece ad Atessa sono stati riservati ultimamente circa 800 mila euro per eh, ampliare un po' il capannone e trasformarlo in un... Magazzino, io uso questo brutto termine, ma così è.